Well, folks, it's time to kick it old school. Ciao, prima Basement Tech Samsung ES24. Perché Samsung? Non è Samsung. No, non ho capito. Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Alcuni di voi hanno notato ultimamente nei nostri video il nostro nuovo monitor, l'HP24S. E più di qualcuno ci ha chiesto quindi di farci una piccola recensione. Abbiamo deciso quindi oggi di parlarne e andare a vedere nel dettaglio tutte le caratteristiche. Partiamo parlando dei quattro motivi per cui abbiamo deciso di comprare questo monitor. Essenzialmente quello che avevamo prima era davvero molto vecchio, aveva circa 8 anni. Il secondo motivo è che aveva una riproduzione di colori che era una cosa terrificante. Vi basta andare a vedere qualche nostro vecchio video e vi accorgerete subito che era veramente assurdo. Facce colorate, arancioni e colori sparati a mille. Il terzo motivo era avere un bel monitor, esteticamente bello, per poterlo mettere in tutti i nostri video, soprattutto quando li facciamo sulla scrivania, insomma. Il quarto motivo è quello che avevamo prima, era da 20 pollici, e per fare video editing ci serviva qualcosa di un pelo più grande. Abbiamo passato un paio di settimane in cerca del monitor perfetto, o almeno perfetto per noi. Erano questi i motivi per cui dovevamo cambiarlo e in più volevamo che costasse davvero poco, ma davvero molto molto poco. E quindi tra una cosa e l'altra alla fine abbiamo deciso di comprare questo HP24S e adesso andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio. Partiamo dalle caratteristiche tecniche di questo display. È un pannello da 24 pollici IPS, quindi con tutte le caratteristiche di questa tecnologia. Abbiamo 60 Hz e una risposta di 7 millisecondi. Allora, partiamo subito dal presupposto che non sia un monitor propriamente da gaming. Per carità, io ci ho giocato, non sono un gaming di quelli esaltati. Non sono un gaming. Oh no! Non sono un gamer di quelli esaltati, non ho avuto troppi problemi. Però i 60 Hz non sono male, ma i 7 millisecondi di risposta sono effettivamente troppi. Come dicevo prima, il principale motivo per cui abbiamo comprato un nuovo monitor era la color correction. Questo HP ha una certificazione Technicolor, che effettivamente lo rende perfetto per la color correction e comunque il video editing in generale. I colori sono praticamente belli. Veramente un buon pannello, la riproduzione dei colori è fedelissima. Ci siamo accorti subito della differenza col nostro vecchio monitor. L'editing adesso è molto più semplice e la color correction viene praticamente perfetta. Un altro importante fattore di scelta per questo monitor è stata l'estetica. Cercavamo un monitor molto bello e credetemi, per questo prezzo credo che non si possa trovare niente del genere. È completamente in alluminio, praticamente senza frame. Anche la base è davvero fatta benissimo, sa proprio da prodotto premium. Ha però alcuni difetti, nel senso che è un po' traballante. In più non si può attaccare a muro. Però diciamo che sono lati negativi che a noi non hanno pesato più di tanto. Per quanto riguarda le porte, ne abbiamo essenzialmente due. Legno massiccio e legno di quercia. Gli intarsi sono veramente speciali e abbiamo dei pomelli d'ottone che sono la fine del mondo. Per quanto riguarda le porte, ne abbiamo solo due. Una HDMI e una VGA. L'unica vera grossa mancanza di questo monitor è l'assenza degli speaker integrati. Per noi non era un problema. Però se non avete degli speaker dedicati è una cosa da tenere in considerazione. Ricordando però che effettivamente è anche questo che fa scendere così tanto il prezzo. Per quanto riguarda le impostazioni abbiamo dei tasti sotto la parte destra, sotto il frame in alluminio. Abbiamo il tasto di accensione ovviamente e quello per le regolazioni. Non abbiamo mille impostazioni, nel senso è molto basilare. Però c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno per regolare il pannello a nostro piacimento. Noi comunque abbiamo scelto l'impostazione di default, come dicevamo prima, Technicolor. Però insomma potete fare un po' quello che volete. Queste bene o male erano tutte le caratteristiche principali di questo HP24S. Se avete però altre domande su cose che non abbiamo detto, scrivetecele ovviamente nei commenti qui sotto. Noi comunque siamo rimasti indecisi fino all'ultimo. E se siete interessati anche voi a cercare il vostro nuovo monitor, andate anche a dare un'occhiata al canale di Andri, vi lasciamo il link qua sopra. Ha recensito anche lui un monitor da poco tempo ed era proprio uno di quelli tra cui eravamo indecisi, quindi andate a darci un'occhiata. Lui è strabravo e soprattutto strasimpatico. Bene ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su Basement Tech.